Ciao ragazzi, allora nuovo video, forse è la prima volta che faccio questa tipologia di video qui sul canale. Ho pensato infatti di struccarmi con voi. Come vedete ho già qua tutti i miei dischetti di ovatta e i prodottini che vado a utilizzare. Come prima cosa naturalmente andiamo con lo struccante. Questo è l'Elixir Jeunesse Antinquinamento più Detox, acqua micellare detergente, estratto super concentrato di Afloia, viso e occhi di Yves Rocher. Approfitto naturalmente di questo video per chiacchierare un pochettino con voi. Ho bagnato il mio dischettino struccante e vado ad applicare naturalmente l'acqua micellare, che non è una vera e propria acqua micellare liquida. Quando viene applicato, vedete, è quasi un gel. Diciamo che sono un pochettino arrabbiata, però un pochettino ecco risentita. Guardo sopra perché naturalmente qui ho lo specchio per alcune cose che sono successe, però comunque mi hanno fatto un pochettino ecco rimanere di stucco. Vi spiego: a San Valentino più o meno, quando mi è arrivato il pacco Lidl, quello che poi ho scartato anche con voi in un video, ho pubblicato su un gruppo che si chiama Passione Lidl Italia e che vi consiglio assolutamente di iscrivervi. Poi vi lascio il link qui sotto perché è davvero molto molto carino. Insomma, su questo gruppo vado e pubblico, come spesso faccio, questa foto di questo pacco che mi è arrivato da Lidl Italia. E ragazze, cioè, ne sono successe di tutti i colori. Io naturalmente ho pubblicato questa foto con scritto: ho ricevuto questo pacco da Lidl, se ragazze vi serve qualche recensione di qualche prodotto scrivetemelo. Premetto che io spesso scrivo su questo gruppo qualche recensione, tipo ho scritto i dupe di tutti i profumi che si trovano, ho scritto la recensione sui pennelli che vi ho fatto anche qui sul canale. Forse ho sbagliato anche un pochettino io nello scrivere: ho ricevuto questo pacco, e tantissime ragazze mi hanno detto: ma come hai fatto a riceverlo? Sei stata fortunata, è forse un blog, un canale YouTube? E tantissime di voi hanno scritto: sì, lei è Marzia, ha un canale YouTube, però naturalmente io non ho assolutamente nominato il mio canale YouTube, il mio blog, i miei profili social e nulla, perché naturalmente è vietato da regolamento. Quindi se io magari pubblico queste cose è perché io, Marzia, ho il piacere, sono contenta di condividere col gruppo e naturalmente anche con moltissime di voi che già so che sono iscritti a questo gruppo, ciò che penso dei prodotti Sien o comunque di altri prodotti Lidl. Tra i commenti di questo gruppo ho visto che alcuni non erano proprio dei commenti felici, nel senso che scrivevano: ma tu pubblichi qui questo pacco con questi prodotti e poi vuoi che veniamo nel tuo canale YouTube a vedere la recensione? Io ho detto: no ragazze, se avete fatto caso, io le recensioni le scrivo direttamente su, non faccio che faccio vedere i prodotti e poi venite sul mio canale, sul mio blog o sui miei social per la recensione o per sapere se sono validi, eccetera. Non funziona così. Se voi mi scrivete qualcosa, io dico ciò che penso direttamente rispondendo ai commenti. Cerco di non strofinare troppo gli occhi per evitare naturalmente la formazione di rughette. Cambio anche dischettino perché questo ormai è andato. Naturalmente, oltre a questo, si sono susseguiti altri commenti non proprio piacevoli, in cui tipo mi si diceva: ti fai pubblicità qui sul gruppo per poi essere seguita sui tuoi social. Se io pubblico con il mio profilo privato una foto senza scrivere il nome del mio blog, del mio profilo Instagram, Facebook o YouTube, come fate poi a trovarmi e a sapere chi sono? Quindi naturalmente quella foto pubblicata lì era semplicemente per condividere con voi o condividere con le ragazze del gruppo, e comunque mi continuavano a scrivere che io volevo attirare utenti nel mio canale, che lo faccio perché così mi avrebbero dato visualizzazioni ai miei video. Ma ragazzi, io non ho avuto nessun riscontro, cioè nel senso, se io pubblico una foto su quel gruppo non è che poi
ho più iscritti nel mio canale o ho più visualizzazioni, cioè, nei miei video. Sono sempre le stesse, cioè, per me, voglio farvi capire che per me sono due cose diverse. E poi ripubblico nuovamente un'altra foto, perché molte ragazze hanno scritto che volevano sapere qualcosa della nuova collezione, quella di vestiti di Heidi Klum. E ho ricevuto alcuni di questi vestiti e naturalmente ho pubblicato lì la foto di queste novità, perché molte appunto chiedevano cosa fossero, come calzano le scarpe. E di nuovo sono tornate le polemiche, infatti continuano a scrivermi che io guadagno tantissimi soldi, fai i soldi con YouTube, guadagni. Cioè ragazze, ma state scherzando? Ma avete visto quante visualizzazioni ho a video e quanti iscritti ho sul mio canale? No, purtroppo, e dico purtroppo, non guadagno tantissimo dal canale. Con i soldi di YouTube io non riesco assolutamente a mantenermi, ma non vado più i numeri, avere uno stipendio, non arrivo a guadagnare un bel gruzzoletto come naturalmente canali con molti più iscritti e con molte più visualizzazioni di me. Certo, non nego che ultimamente il canale è cresciuto tanto, non nego che faccio visualizzazioni che canali come il mio si sognerebbero. Però ragazze, non c'è questo gran guadagno. E tipo mi dicevano, ma tu ricevi prodotti gratis? Intanto passo a idratare la pelle con questo qui, che è praticamente il latte detergente della Yeso Cosmetics, che è fantastico e con cui mi trovo davvero benissimo. Questo vuol dire già che hai un qualcosa in cambio. Cioè ragazzi, ma io ho ricevuto gratis, tra virgolette, una maglia, una camicia e un paio di scarpe, e Lidl non mi manda questi prodotti gratis perché sono bella, perché sono Marzia, perché sono brava, ma per farveli vedere, quindi comunque per pubblicità. Ma io dico Lidl, come ad esempio io Yeso Cosmetics mi ha regalato al Cosmorof dello scorso anno questo latte detergente, non perché sono Marzia, sono bella, sono brava, intelligente, ma perché naturalmente, perché ho fatto vedere questo prodotto in vari video e per l'azienda naturalmente è pubblicità, come l'ho fatto vedere su Instagram, eccetera. Ancora altre persone mi dicevano, ma tu guadagni dei soldi su YouTube, quindi quello è un reddito. Cioè ragazze, ma mensilmente col blog, con YouTube, con i social, non guadagno. Alcune volte nei miei video ho addirittura la monetizzazione disattivata, ho visto disattivarmi la monetizzazione pure in video in cui parlo della spesa della Lidl, perché comunque non è tutto oro quello che luccica. Sì, è vero, ok, ricevo prodotti gratis, ho collaborazioni, ma economicamente no. Io non considero YouTube un lavoro, ma neanche se crescessi lo considererei un lavoro, perché comunque io sono una persona a cui piace per lo più la stabilità, piacciono le cose pratiche. Sì, faccio video, cerco di farli tutti i giorni, sono comunque video che non mi richiedono tanto tempo, magari quella mezz'oretta per registrarli e quell'oretta per montarli, ma poi io ho un altro lavoro, cioè nel senso, pure saltuario, ma comunque io faccio altri lavori. Quindi comunque ragazze, io ci tenevo a mettere assolutamente in chiaro questa cosa. Applico adesso il tonico e sto utilizzando con piacere questo di Fior di Magnolia Eco Bio Cosmesi, che ho preso da Eurospin. È il tonico viso bio riequilibrante con estratto di magnolia, malva e rosa damascata certificato ICEA. Ha una profumazione buonissima e come vedete è un tonico proprio molto molto liquido. Poi un'altra cosa che mi è stata detta, e forse qui entra anche un po' in gioco il rosicamento o l'invidia, come dico io, tu ricevi prodotti gratis sempre nei commenti, mentre noi li dobbiamo andare a comprare. Qui ragazze, cioè a me mi cadono letteralmente le braccia, vado proprio in bestia. Forse non seguono il mio canale, forse non sanno quanti soldi spendo io da Lidl ogni santissima settimana. Forse voi che mi seguite neanche scrivereste delle cose del genere. Però cioè, minimo minimo tra prodotti alimentari e prodotti
così di beauty, cosmetica, anche di prodotti vestiti, io spendo in media 50 euro a settimana da Lidl, che è tre volte, forse pure quattro, rispetto a quello che guadagno su YouTube. Cioè, questo per farvi rendere conto che veramente se ne sentono di ogni, dicono sta su YouTube, quindi guadagna, quindi ha tanti soldi. Cioè ragazzi, ma non arriviamo neanche a 5.000 iscritti su questo canale, come potete pensare che io guadagno qualcosa? Ok ragazzi, off camera mi sono messa un attimino comoda, ho fatto questa sorta di coda e mi sono messa il mio pigiamino e approfitto adesso per mettere la crema viso. Questa è quella all'avena di Bottega Verde che mi avete chiesto in tantissimi anche nell'ultimo video, e la metto proprio su tutta la pelle perché è davvero secchissima con queste temperature polari, un pochettino naturalmente anche sul collo. Comunque io ho terminato il mio struccaggio, spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un bacio grande, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!